Benvenuta e benvenuta di nuovo nel canale dove mi ospite. Spero appunto di essere anch'io tua ospite nel tuo nel canale. E questa sera, appunto, per parlare di quello che è l'inganno spirituale. Sì. L'inganno spirituale è, per quanto concerne appunto il fatto che sicuramente l'interesse. L'interesse collettivo riguardo appunto alcune tematiche della spiritualità ha in qualche modo migliorato, tra virgolette, le persone, il mondo, da una parte, anche perché prima si aveva solo la Chiesa, quindi c'era solo la religione che imponeva appunto i dogmi e le regole e le imposizioni. E adesso fortunatamente si può scegliere, quindi si è, diciamo, più liberi di credere in quel che si vuole, no? O di affidarsi in quel che si vuole. Però, come tutte le cose, gli esseri umani sanno andare oltre, vanno molto oltre, al punto tale che talvolta appunto quella che la spiritualità non diventa nient'altro che una maschera, quindi un'altra maschera dell'ego presentata come spiritualità. Ed è forse la maschera più potente, la maschera più pericolosa. Cosa ne pensi? Penso che in un certo senso siamo passati di pane in frasca, come si dice. C'è un termine che dice quando passi dalla padella alla brace. La Perché, padella abbraccio. esatto, perché sì, adesso c'è la nuova ondata di spiritualità, dove anche questo termine di spiritualità, di essere persone spirituali, ma noi non c'è bisogno di dire che siamo persone spirituali o di cercare la spiritualità perché noi siamo già degli esseri spirituali che facciamo esperienza nella materia, per cui tutti siamo spirituali, chiunque, anche chi non si affaccia minimamente a questi temi, diciamo così, tutti siamo spirituali. Quindi già anche la terminologia di questa nuova spiritualità è qualcosa che ti mette dentro un altro paradigma. Siamo passati dal paradigma della religione al paradigma della spiritualità. E quindi anche qui c'è l'inganno appunto della nuova spiritualità che è dopo la New Age. Allora c'era la religione con la New Age. La New Age era quella spiritualità diversa dalla religione. Adesso c'è la nuova spiritualità che è molto diversa dalla New Age. Che anche questa ha il suo inganno. Diciamo che siamo un po' nel paese dei balocchi, no? Dove un po' devi fare attenzione all'informazione che acquisisci, perché un po' tutto devi sempre guardarti le spalle, anche dai guru, dagli Certo, spiritualoni, perché alla dei falsi fine. maestri, dei falsi maestri, anche perché poi si sono trasferiti, no, questi dogmi, cioè nel senso che da quelli religiosi si è passati a quelli spirituali, ma ci sono sempre delle regole, sono sempre delle imposizioni, se vogliamo. Ci sono delle etichette Esatto. e ci sono addirittura dei livelli evolutivi, che questa è la cosa che mi fa ridere. Cioè, non so se tu condividi, ma parlando di livelli evolutivi non si può sentire, cioè, per quanto mi riguarda non si può sentire parlare una persona che decide o comunque promulga la spiritualità o il cammino verso l'evoluzione, tra virgolette, l'illuminazione, e poi se ne esce fuori con i livelli evolutivi. I livelli evolutivi, dal mio punto di vista, non esistono, cioè nel senso che sicuramente Nella non si. spiritualità, i livelli evolutivi non esistono nella spiritualità, perché comunque Cioè, la nella spiritualità è una spiritualità. cosa personale. Il livello evolutivo può venire a livello di massa come generazione,
generazione, una generazione più evoluta, emancipata. Su quello si può parlare di livello evolutivo, ma il livello evolutivo per quanto riguarda la spiritualità è personale. Cioè io mi posso dichiarare la più evoluta del mondo, o posso dichiarare chi la pensa come me è evoluto, ma chi sta dicendo, cioè chi è che ha detto che è così? Quali sono? Chi è che è stato la prima persona che ha deciso che i livelli evolutivi spiritualmente siano quelli? Diventa un settario. Perché Ma anche se certo. lo dice una persona che ha canalizzato, ok, ma lo spirito che canalizza, chi mi dà al 100% la sicurezza che quello che stai canalizzando sia puro, sia vero? Come fai a prendere per vera un'informazione al 100%? Certo, ma da chi e da che cosa stai canalizzando poi? Cioè quello che tu stai in qualche modo diffondendo, da dove arriva? Cioè nel senso che attendibilità può avere? Cioè può avere una tua attendibilità? E poi comunque anche il fatto di canalizzare è sempre qualcosa di molto soggettivo, di molto personale. È qualcosa che può andare bene per un individuo e non per l'altro. Non è che tutto quello che viene detto attraverso la canalizzazione. Esatto, personalmente non mi fido delle canalizzazioni che avvengono, tipo che resto, arrivano quelli famosi che canalizzano l'entità, lo spirito, tra virgolette, poi andiamo a vedere chi c'è dietro, che ti vuole far sapere quello che vuole esattamente chi ti sta dando l'informazione. E tu dici quello e la dai per certa e diventa una verità oggettiva. Non esiste una verità oggettiva. Quando si parla di queste cose, la verità oggettiva esiste nella matematica, nella scienza, nella materia, ma nella spiritualità non Non c'è esiste, oggettività, non c'è certo. oggettività perché non lo sai, perché tu hai sempre parli solo per sentito dire da altre persone, non hai fatto l'esperienza tua personale, perché anche se hai canalizzato personalmente, è sempre un punto di vista, perché se tu metti una verità oggettiva nella spiritualità, stai creando un pensiero, una credenza, una religione, una setta, un pensiero unico, e quindi non c'è più la libertà, non c'è più in questo modo un modo di vedere la spiritualità come una liberazione, non è più una liberazione, perché io mi devo adeguare a un pensiero e dire, boh, allora le cose stanno così, basta. Non è né una libertà, non è più una libertà, è un adeguarsi, è un sottostare ed è sempre comunque poi una forma, come dicevi tu, diventa poi una forma di setta, no? La spiritualità poi... Come? Diventa una forma di pensiero settario. Nel senso che tu ti Pensiero adegui settario. a quella forma di pensiero e quella forma di pensiero rimane lì. Non esiste la spiritualità, esiste l'informazione. Una persona è più informata su alcuni argomenti di un'altra, non è né più evoluta. Esatto, L'informazione non è spiritualità, cioè, l'informazione non è spiritualità assolutamente, nel senso che una non persona... esiste neanche evoluzione. Non esiste Ah, neanche no. evoluzione, esiste una persona che ha un'informazione piuttosto che un'altra che non ce l'ha. Ma non è che se tu hai l'informazione sei più evoluta. L'informazione è... Non equivale alla spiritualità in nessun modo, anche perché l'esperienza spirituale è un'esperienza personale, è un'esperienza soggettiva che ognuno vive come lo vive. E non si può neanche, o perlomeno si può in qualche modo trasferire la propria esperienza intanto a piccole dosi. E agli altri perché è un'esperienza propria, un'esperienza personale e poi quel poco che puoi comunque trasferire, che puoi appunto trasferire agli altri è comunque sempre qualcosa che non è adattabile a tutti, che è la Esatto. cosa più importante. Non c'è niente di adattabile a tutti.
soprattutto la spiritualità, perché io posso in qualche modo fare un cammino spirituale o arrivare, per quanto mi riguarda, quindi soggettivamente, a un livello spirituale che è solo mio, ma non è scritto sui libri, non è detto dai maestri, non è divulgato da nessuno, e attraverso una determinata esperienza della vita, e ci arrivo solo io, perché magari tu puoi arrivare con un altro tipo di esperienza ad arrivare a un altro tuo grado di spiritualità, ma è sempre tuo. Quindi non esistono leggi o regole comuni che in qualche modo fanno sì che tu ti possa avvicinare a quella che è un'evoluzione spirituale. Purtroppo si cerca, secondo me, anche di insegnarti, la prosopopea, di insegnarti come arrivare a fare un determinato cammino spirituale. Non è possibile, non è possibile, perché è un cammino molto personale. Dipende, ci sono tante strade che si possono prendere. Ognuno di noi può prendere una strada o un'altra e arrivare ad un risultato che poi è sempre un risultato soggettivo e personale, che poi ovviamente viene esternato, quindi viene notato magari anche da qualcuno, ma sicuramente non c'è un insegnamento. La cosa più assurda, io credo, è che le persone si mettano ad insegnare la spiritualità. Esatto, puoi condividere. È una questione di condivisione, cioè tu quando vuoi condividere un tuo percorso lo condividi, ne parli, ma stai parlando di un percorso che stai condividendo e di un'informazione che secondo te può essere la tua verità, può essere in risonanza con quello che pensi, ma non esiste un insegnamento assoluto o un insegnamento sulla spiritualità, perché come ti dicevo, quello che è il mio pensiero, non esiste la spiritualità, siamo tutti esseri spirituali che facciamo un'esperienza sulla materia, nella materia, ma siamo tutti esseri spirituali, tutti abbiamo a che fare con la spiritualità, anche se non lo sai, hai a che fare con la spiritualità, e l'informazione, che è una cosa differente. Tu sei un essere spirituale che non è informato del fatto di essere un essere spirituale. È questo che cambia. Ma il grado di evoluzione, quando si fanno i livelli di grado di evoluzione e ti senti prescelto perché stai avendo un contatto e stai avendo dei doni, stai avendo delle informazioni, è una situazione un po' egoica, diciamo così, no? È l'ego della spiritualità. Perché c'è anche quello. Certo, ma poi l'informazione che riceve una persona tramite questo cosiddetto dono, questa canalizzazione, è comunque discutibile in qualunque modo, sempre. È sempre tua, è personale, cioè tu non puoi nel modo più assoluto riportare una tua esperienza come una verità. Tu puoi portare una tua esperienza. Come portare la tua esperienza? A me è capitato così, ma non a me è capitato così ed è così. Non c'è niente di così, per forza. Ma tanto vale tutti, è così per tutti, perché anche le persone che hanno avuto delle esperienze extra, cioè delle esperienze paranormali, cioè due persone, due soggetti che parlano della stessa identica esperienza, hanno avuto la stessa identica esperienza, una persona ti parla di Gesù e della Madonna e l'altra ti parla degli alieni, eppure l'esperienza è la stessa identica, però una persona la percepisce come la visione della Madonna e una la percepisce come la visione di alieni. Quindi già da lì capisci che come abbiamo avuto la stessa esperienza, la stessa sensazione, sono successe le stesse cose a livello di paranormale, però tu la percepisci come un'esperienza spirituale data da un dogma,
appunto da un paradigma religioso e l'altro invece lo vede come un altro tipo, proprio una forma di pensiero completamente diversa. Quindi già da questo capisci che non esiste una verità oggettiva su quello che è inspiegabile, come può essere quello che viviamo qua. Noi possiamo spiegare oggettivamente quello che viviamo, ma quello che sentiamo lo percepiamo noi. Poi lo possiamo divulgare, io lo divulgo come adesso io e te stiamo divulgando la nostra percezione di tutto questo. Ma non è un'imposizione. La persona che vede come verità oggettiva la spiritualità in quel modo, va bene che la veda così, per me non è così. Esatto, va bene che la veda così, per me non è così. E poi io noto proprio un forte legame tra la religione, la spiritualità, l'evoluzione, la spiritualità, eccetera, eccetera, l'illuminazione, eccetera. Tutte queste persone che nel campo olistico, insomma, dichiarano di stare facendo un percorso spirituale e non le vedo differenti da un prete o da una suora, nel senso che per me sono tale quali, non cambia niente. Non vedo una libertà reale, Sono vedo devoti. solo eh? Sono devoti alla loro idea di spiritualità. Sono devoti alla loro idea di spiritualità, che poi si sia trasferita da Sant'Antonio a, non lo so, all'alieno o all'entità Tizio, Caio, Sempronio, però non noto, cioè io noto la stessa cosa, cioè è come se il credente, il cattolico, il cristiano, la suora avesse cambiato l'abito, magari con un abito più moderno, però è sempre lei, è sempre lui, è sempre da una parte condizionato. Io trovo molto condizionamento in queste persone, ci trovo che siano persone che si fanno davvero condizionare e condizionate, e che poi a sua volta condizionano. È come se fossero persone che in realtà, adesso le dico una che potrebbe sembrare una castroneria, però io non vedo un risveglio spirituale, anzi vedo un abbaglio spirituale. È come se le persone in qualche modo non riuscissero poi ad andare oltre il loro pensiero, oltre la loro credenza. Sono impantanati allo stesso modo di chi è impantanato nella religione. Poi, che lo chiamino con termini moderni, che lo chiamino entità, Sì, eh? ristagnano sempre nella stessa informazione. Il fatto è che noi dobbiamo, secondo me, sempre ricercare, mai smettere. C'è un'informazione soprattutto a questi livelli quando non sai, non vedi, anche se vedi, comunque non sei veramente, non staremo mai svegli, risvegliati del tutto finché siamo nella materia. Questa è la cosa più chiara che Ma ci non può sarai mai essere. risvegliato nel momento in cui sei condizionato, cioè Esatto. qualunque cosa ti condizioni, che sia la spiritualità, che sia il santo, che sia la statua, che sia il Buddha, che sia, cioè tutto quello che e da cui ti fai condizionare non ti permetterà di risvegliarti, cioè ogni qualvolta ci si aggrappa per forza a qualcosa di unico, di scatologico, di chiuso, non ti può portare al risveglio. Tutto quello che diventa monotematico non ti porta al risveglio. Quello che diventa una convinzione, quando tu sei convinto e diventa una credenza, perché anche se pensi che qualcosa non faccia parte di una credenza, nel momento in cui è fissa ed è oggettiva, è perché è una credenza. Quindi nel momento in cui tu credi in qualcosa e smetti di ricercare un'informazione che ti risuona di più o che rimane quella, a
Allora è lì che ti stai ristagnando, che ti sei fermato, hai smesso di essere una persona che, tra virgolette, evolve, e smetti di essere una persona che si informa e resti lì nel tuo stagnetto di cose che hai imparato fino a quel momento del fatidico risveglio. Non vai oltre. C'è sempre qualcosa dietro, c'è sempre qualcosa oltre. E poi Io c'è l'ho sperimentato sempre. di persona. L'ho sperimentato di persona, ho passato tutte le fasi delle credenze, la credenza religiosa che mi è sempre sembrata un po' così ed era molto un'esperienza religiosa molto chiusa, settaria. Poi sono passata a quello, all'altro, 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 mi sono accorta che mai fermarsi, perché l'opinione, l'informazione e la tua risonanza cambia continuamente, Esatto, la tua continuamente. risonanza cambia continuamente, continuamente, sempre. E una cosa che ti risuona oggi può non assolutamente risuonare più domani. Ed è giusto Nel che sia senso. così. È giusto che sia così. Perché se no, nel momento in cui ti fissi con un'idea e non cambia mai, cioè c'è qualcosa che non cambia, c'è un'idea che non cambia. E magari l'idea che non cambia, nel mio caso, potrebbe essere quello che c'è vita dopo la morte. Ok, io penso che ci sia vita dopo la morte, ma domani potrei avere delle informazioni che mi fanno arrivare a un risultato dove mi dicono, guarda. Non c'è vita dopo la morte. E beh, magari domani penserò che non c'è vita dopo la morte, non importa. La tua Non è. credenza può cambiare fino all'ultimo momento, fino all'ultimo tuo Esatto. respiro, cioè l'ultimo tuo respiro. Voglio mantenere la mia libertà di decidere cosa è oggettivo e cosa è soggettivo nel mio mondo. Poi non dico che non esistono, tutte le cose che dicono tutti esistono per loro. Per loro esistono. Esatto, tutte le cose che dicono tutti possono esistere per loro e possono risuonare o non risuonare a qualcun altro in quel preciso momento, il giorno dopo può non risuonare più. E tutto quello che non subisce comunque un cambiamento anche nella credenza non è un risveglio. E fino all'ultimo respiro, fino al momento in cui mettiamo l'ultimo respiro, secondo me si ha la possibilità di cambiare credenza, perché noi non possiamo sapere cosa succederà in quel preciso momento, quali saranno le cose che le nostre esperienze, le nostre sensazioni, le nostre percezioni, i nostri cambiamenti. Tutto cambia e cambia anche per forza di cose la credenza. Non si può nascere, tra virgolette, cattolici e morire cattolici. Non si può nascere, che ne so, adesso mi Cioè, viene in mente, sai. si può perché l'abbiamo fatto per generazioni, ma nel momento in cui Si decidi di può, fare un però non percorso. si può. Esatto, certo che si può fare tutto, però non si può, non si dovrebbe, secondo me, continuare una vita, non nella propria credenza. Perché è limitante, non è assolutamente risvegliante. E poi un'altra cosa, io noto molto che queste persone molto spirituali, o così che si dichiarano, siano strettamente connesse alla religione. C'è qualcosa in loro che comunque o le ha turbate, o le ha traumatizzate, o le ha affascinate. E una sorta di attrazione alla religione, nel senso che nonostante siano poi le stesse persone che si promulgano libere di pensiero, eccetera, è come se si trascinassero dietro quella radice che poi che deriva dalla religione. Non so come spiegarmi bene. Sì, perché quella radice lì è quella radice che praticamente ci è stata instillata come idea da sempre. Per cui anche quando tu fai un risveglio spirituale, il tuo Hai più gancio volte. mentale, rimane sempre legato a qualcosa che già conosci. Hai detto benissimo, un aggancio mentale molto forte che appunto magari è stato alla religione, però c'è, si nota e si percepisce che poi possono usare tutti i termini che vogliono, possono cambiare la situazione, ma si nota l'aggancio religioso.
in queste persone, che poi si sposta su altro, ma diventa comunque lo stesso condizionante. E noto che molto spesso queste persone siano poi delle persone, come ho detto, monotematiche, ma quasi ossessionate poi. E noto un'ossessione nella loro credenza, però aiutami. Nel senso che poi sono, forse magari dire ossessionate, sono talmente convinte di quello che credono che la vedono come una verità assoluta. Ma E dobbiamo poi renderci aspetta, sono anche conto. le prime persone che al primo disguido, al primo disaccordo, tirano fuori il meglio di loro, eh. Ci sono anche quelle persone che alla prima volta in cui sono in positive, molte persone spirituali che si promulgano come persone spirituali che stanno facendo un cammino, noto che siano poi anche molto in positive, molto prepotenti nel comunicare la loro credenza. E Sì. la maschera cade proprio quando vai in disaccordo con loro. Nel momento in cui vai in disaccordo con quel che loro dicono, allora, se tu dici che tutto va bene, che tutto ti risuona, che tu sei fantastica, fantastico, va tutto bene. Nel momento in cui e provi a dire la tua, tra virgolette, a dire non la penso come te, secondo me stai dicendo una cosa che per me non è così, è come se scattasse, è come se cadesse la maschera. Guarda, sì, l'ho notato anch'io. Io penso questa cosa qui su questo genere di cose, che a volte hai talmente un'idea che devi convincere anche te stesso. Comunque, quando ti imponi talmente un'idea, sembra che ti devi autoconvincere di questa idea, per cui la devi difendere la spada tratta, no? Questa tua idea. In realtà non devi difendere niente. Io ho un'amica, per esempio, che ha intrapreso un percorso sciamanico, che secondo la mia visione, perché è una visione della vita e del mondo dentro la Matrix, è un percorso che ti aggancia di più. Però lei ha intrapreso questo percorso, io la rispetto moltissimo e non sono nessuno per dirle no. Semplicemente io rimango nella mia posizione, lei rimane nella sua, siamo amiche, ci scambiamo informazioni e condividiamo anche delle idee, dei pensieri, ma nessuno difende la propria credenza, tra virgolette credenza, la propria informazione, mi piace di più. Nessuno difende la propria informazione perché io non voglio convincerla e lei non Esatto. vuole convincermi. Nessuno deve convincere di qualcosa nel momento in cui tu difendi troppo quello Sono di cui questi stai parlando, si sa, parlando. ti difendi troppo. Nel momento in cui ti metti a difendere troppo la tua credenza, a me già. No, è perché non hai bisogno di difenderlo, perché non c'è bisogno che devi convincere qualcuno in questa cosa. Semplicemente si espongono delle informazioni senza bisogno di dover convincere o di pensare che tutti la debbano pensare così, se no sei sbagliato, stai sbagliando, perché lì diventa settario, religioso, dove c'è l'errore di pensiero. Invece non c'è un errore di pensiero, ognuno fa la propria esperienza, libera di fare la propria esperienza. Io comunque rispetto tutte le esperienze, tutti i tipi di informazioni che hanno le persone, e quando chiacchieriamo così io e te esponiamo semplicemente il nostro modo di vedere la nostra visione della vita, diciamo così. Certo, no, beh, ovvio. Vabbè, questo per dire che il tema spiritualità è molto delicato, è molto Sì. condizionante nello stesso modo in cui è la religione. Quindi agganciare, no, l'aggancio alla spiritualità è tra virgolette, è pericoloso come l'aggancio alle religioni. Non cambia Esatto, niente. E questo è qualcosa che io vorrei appunto dire, e
e anche divulgare, no? Nel senso che va benissimo cercare di migliorarsi, va benissimo cercare di fare un percorso, ma un percorso personale, un percorso spirituale personale, ci puoi arrivare in tanti modi come vuoi tu, che non è lo stesso modo in cui magari arriva un'altra persona. E quindi non ci sono neanche degli step che si devono seguire per arrivare a un risveglio o a un percorso. Non c'è nessuno step, non c'è nessun percorso, non è niente uguale a niente. È tutto sempre soggettivo e non mi stancherò mai di dire che tutto è soggettivo, sempre, e soprattutto nel campo della spiritualità. Quindi di fare comunque attenzione perché ci sono tante persone che hanno bisogno, comunque, come dicevo anche nello scorso video, di credere in qualcosa, no? Perché Anche di se non o sentire, anche sentirsi, di sentirsi esatto, qualcosa. sentirsi qualcuno, credere in qualcosa e appartenere a qualcosa, un'idea, una religione, qualsiasi cosa. E queste persone sono le persone più a rischio. Sono le persone più deboli, sono le persone che finiscono per comunque impantanarsi e non uscire. E molto spesso le stesse persone che, e poi diciamoci la verità, sono veramente poche quelle persone che divulgano, parlano di spiritualità, ma effettivamente hanno fatto un giusto percorso personale. Cioè, nel senso che, come dicevo, alla prima occasione poi si nota. Si nota che non ha fatto poi niente di diverso rispetto ad un'altra persona, che magari è solo la sua testa che crede che abbia fatto un lungo cammino rispetto a qualcun altro. Quindi i livelli evolutivi sono veramente qualcosa di terribile, secondo me, qualcosa di gerarchico, è qualcosa di involutivo, cioè nel momento in cui tu parli di livelli evolutivi a livello spirituale, stai parlando di involuzione e quindi state attenti a questa suddivisione, a questi schemi, a queste caselle in cui la spiritualità pseudo mette la gente. Li fa sentire più cattivi, li fa sentire e meno evoluti, no? Appartiene a un primo livello spirituale, sei una scimmia, cioè, appartiene al primo No, livello ma anche spirituale, perché non c'è sei una scimmia, un cioè, sei un esatto. amorfo, cioè, ma non puoi fare una cosa di questo genere, non puoi dire una cosa di questo genere. No, ma anche perché comunque parlando sempre del fatto che secondo me è tutta un'informazione. Allora, se io ho un'informazione, ho più informazioni di un'altra persona. Non vuol dire che sono di più di quella persona, semplicemente ho più informazioni, nel senso che comunque è come dire che un bambino di prima elementare è meno di un ragazzino di prima media, no, quello di prima media sa più cose perché ha fatto la prima, la seconda, la terza, ha più anni ed è in prima media, ma non Per è. quanto riguarda l'informazione, certo, ma Un'informazione diversa, nessuno è di più di nessuno. Cioè, siamo tutti qua, l'avevo detto anche l'altra volta, siamo tutti qua, nessuno è più di nessuno. Ci sono persone che hanno un'informazione diversa, è un percorso, un cammino che vuoi fare dentro dentro questo pianeta dell'inganno, perché anche lì ne parleremo magari un'altra volta. secondo me. Posso dire una cosa che potrebbe sembrare una castroneria, ma in questo momento mi viene proprio bene sparare questa castroneria. Secondo me l'informazione arriva da noi stessi, nel senso che non c'è nessuno che informa nessuno. E l'informazione arriva da noi, arriva da dentro di noi, per quello l'informazione secondo me è soggettiva, perché dipende molto dal vissuto e dalla percezione di quella persona. Quindi io sul fatto della canalizzazione, sul fatto delle entità che divulgano verità assolute, ho anche i miei dubbi, certo,
Personalmente, perché io credo che l'informazione sia dentro di noi, ognuno ha la sua informazione, ognuno riceve la sua informazione da noi stessi, no? Che poi venga trasferita come l'informazione di Pinco Pallino è qualcosa che si dice, ma in realtà, almeno per quanto mi riguarda, non è così. Non c'è nient'altro, non c'è nessun'altra entità che possa in qualche modo, e adesso magari dico qualcosa di personale, per me non esiste nessuna entità in grado di dare un'informazione. Siamo noi l'informazione, e che ci arriva tramite una percezione. La nostra percezione diventa un'informazione, ma arriva sempre dentro di noi, e tutto quello che arriva dentro di noi è soggettivo. Magari di Esatto. questa cosa ne parliamo in un altro video, perché io su questa cosa avrei la mia opinione, Ma ho la mia opinione sul fatto delle entità e di tutte queste cose qui e di quello che ci tiene legati a questo pianeta. Però ne possiamo parlare in un altro video, se no poi, come dicevamo, diventano troppo lunghi. Dicevo, ne possiamo parlare di un altro video su esistono, non esistono, chi sono, chi ci parla, esatto. Per quanto mi riguarda, siamo noi che parliamo noi stessi, però poi possiamo parlarne Poi nel prossimo. allora ci scambiamo delle idee nel prossimo video. Va benissimo. Grazie ancora, vero? Allora ricordo di iscrivervi al canale mio, se non l'avete fatto, e di Veronica. Lascerò appunto il link del suo canale e ci vediamo. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao! Ciao. Grazie.